Io sono figlio di magistrato e devo dire che avevo una tale ammirazione per mio padre, per il modo come si comportava, la figura di quest'uomo che è veramente legata naturalmente al mio ricordo di figlio, ma anche di ammiratore, perché in realtà vedevo in lui una persona di grande equilibrio e di grande levatura psichica e morale. Che cosa è stato per lei la magistratura? Devo dire che io sono entrato in magistratura con un grandissimo rispetto per la funzione che derivava appunto dalla figura di mio padre, che io avevo ben conosciuto ovviamente, ma anche per una predisposizione forse dovuta al fatto che io nella mia gioventù avevo assistito un po' anche alle amicizie di mio padre, avevo conosciuto dei magistrati e sono entrato in magistratura col più sacro, direi, con la più Rispetto. sacra percezione di questa funzione e di altissimo livello umano e sociale. Ecco, quale consiglio può dare ai giovani magistrati adesso? E io il massimo consiglio è questo, di rispettare la funzione e di rispettare coloro che svolgono questa funzione. Perché purtroppo ho notato che con l'andare del tempo, con la progressione del tempo, quella spesa, io quando vedevo un magistrato di più anziano di me, lo consideravo già una persona di grande rispetto. Oggi io mi ricordo che da primo presidente della Corte d'Appello che ero praticamente il massimo per quanto riguardava la funzione del magistrato in locale a Palermo, per esempio, e parlavo al telefono col ministero e un giovane ministeriale mi dava del tu. Io il tu l'ho sempre richiesto, ma lo richiedo io, ma, insomma. Non che se lo si desse, me lo dovesse dare senza permesso. Ma questo i tempi sono cambiati ed è cambiata anche questa visione. Io vorrei che si ritornasse a quella stessa umiltà che io ho avuto quando per esempio ho fatto anche il concorso e che mi ha un poco danneggiato perché vedevo in queste persone delle persone ma di un altissimo livello che forse non tutti erano. Senta, lei ha accettato di presiedere il maxi processo negli anni in cui poliziotti e magistrati venivano barbaramente uccisi per le strade di Palermo. E tra l'altro accetta un incarico che altri avevano rifiutato. Ecco, come mai lei poi decide di accettare? Ma Può io raccontare quei momenti, come è avvenuta la scelta, la nomina e come, è perché ha stata accettato? anche quella una cosa molto, diciamo, laboriosa, chiamiamola, perché Lei in quel periodo era presidente della Corte d'Assise. sì, no, io non ero ancora Ancora non presidente era della Corte presidente. d'Assise, praticamente in quell'anno, 86, 1986, io fui promosso presidente di sezione al Tribunale. Io ero consigliere della Corte d'Appello e facevo del tutto civile, quasi tutto sempre civile perché era la materia che io preferivo, come del resto mio padre. E nel 1986 improvvisamente arrivò questa nomina che avevo richiesto da tempo che non mi arrivava mai, a presidente di sezione. Quindi io sono stato, diciamo, contento di questa nomina. Se non che questa nomina ha avuto il contrasto con la funzione che mi sarebbe dovuta essere data se io avessi accettato come poi ho accettato. E praticamente il Presidente del Tribunale, quando andai per salutarlo, mi fece le congratulazioni e mi disse: Senti, io veramente no, non te lo Chi era in quel periodo il dovrei presidente del neanche. Il tribunale? Presidente? Del tribunale chi era in quel Ah, periodo? Romano, Romano. sì, che era un bravo magistrato, una brava persona, mi conosceva naturalmente da tempo, e mi disse, io ti faccio le congratulazioni, però sai, devo dirti, perché
non sarà necessario perché c'è un altro magistrato che ha accettato di fare il processo, però io te lo voglio richiedere lo stesso per tutte le evenienze. Cioè, ci sarebbe da fare questo processo dei 500, chiamato così, che erano quasi 500 imputati, 546. E tu che cosa ne penseresti se io ti chiedessi? E ho detto, ma se è necessario lo farò. Beh, tutta cosa poi si chiama, poi io sono andato via, ricordo che con mio figlio dovevamo andare a mare in un posto della Calabria, eccetera, e poco prima di partire mi si arrivò una telefonata dal tribunale, con la quale mi pregavano di andare dal presidente del tribunale perché c'era un'urgenza di parlarmi. Io andai e lui mi disse, senti, contrariamente a quello che ti ho detto prima, cioè questa cosa non me ne è maturata con quel collega. Io allora dice, ti ho chiesto, tu sei stato l'unico che mi ha detto in un certo modo, che gli altri non hanno usato, perché ci sono ben 17 colleghi che non hanno, che hanno rifiutato di farlo. E dice, tu sei sempre dello stesso parere. Dico, guarda, io quando do la mia parola la do per sempre. Dico, quello che ho detto allora lo dico, se è necessario lo farò. Quindi non c'è stato nessun ripensamento. No. La prima parola data era quella no, che... No, io ho sempre rispettato la parola data. Questo forse in quel caso, l'ho applicato anche in quel caso, e chi lo sa, ma comunque poi ormai non sono più neanche pentito. E subito dopo che cosa ha pensato? Poi si è reso conto, ha preso percezione. Sì, ho cominciato perché io tra l'altro facendo civile di questa situazione... Materia non se n'era occupato. Non me ne ero... Neanche della situazione terribile che si era creata a Palermo, che lei mi insegna, c'erano ormai uno o due morti al giorno, sì, ammazzati, sì, una cosa gente terribile. Ammazzata. E quindi praticamente io, ma ciononostante, ci fu chi non voleva che io facessi questo processo e il Consiglio Superiore intervenne, ci furono delle discussioni. Ci furono pressioni anche durante il processo, sì. E quasi alla fine del dibattimento ci sono state pressioni per bloccare appunto la fine del questo processo. Questo dopo. Dopo. No, ma questo ma anche prima, anche prima e no, questo non è c'è stato mai. Qualcuno che era al Consiglio Superiore che non voleva che io facessi. E questo io lo sto prendendo adesso. Probabilmente, non... e appunto, questa è una cosa che non sa quasi nessuno. Io nel libro l'ho scritto, ma e praticamente c'è stato uno che io conoscevo e che mi conosceva, che forse per ragioni politiche probabilmente non voleva che io facessi quel processo. Naturalmente, o per altre ragioni, diciamo questione ragioni, politica, io lo so, ma, altri tipi di interesse. Anche perché lui aveva poi scritto un libro e da questo libro io ho scoperto quali sono le vere ragioni per cui non voleva. Comunque, ma li possiamo perché, dire oppure preferiamo... Sì, dire, no, Alfredo Galasso. Ah. Sì. Allora io, la Consiglio Superiore disse, guardate, io se mi togliete questo peso che sto per prendere in perché carico... Perché lei è stato convocato dal Consiglio Superiore. Sì, dal Consiglio Superiore, insieme col Presidente del Tribunale. C'è fu tutta una discussione. Poi perché archiviarono tutto, eccetera, e io ritornai come titolare del processo. E nel frattempo io naturalmente... mi sono messo a leggere quel processo e devo dire, intanto ho avuto una vera e propria ammirazione per come l'aveva impostato e come l'aveva istruito il Giovanni Falcone, che io ritengo effettivamente un grande magistrato. E soprattutto quello che mi colpì era il numero degli imputati. Perché Giovanni Falcone, in un primo momento noi non ci siamo abituati a questi numeri e in fondo era il processo più grande da come che imputati, si era celebrato, no? Che si era celebrato nel mondo addirittura, perché mai c'è stato un processo. E quindi praticamente anche io poi capii che c'era qualcosa di nuovo e di molto pesante.
Però in un primo momento pensavo che non giustificavo la decisione di Falcone. Invece poi, leggendo bene gli atti, mi sono reso conto che lui aveva colpito nel segno, e questo è dimostrato dal fatto che il maxi processo, per quanto riguardava la Sicilia intera, ma soprattutto Palermo naturalmente, di fronte ad altre regioni, come per esempio la Campania, vediamo che cosa c'è in Campania, hanno determinato il maxi processo, le condanne del maxi processo hanno determinato un miglioramento della situazione che si è protratto. Si ricordavamo poco fa dell'uno o due uomini ammazzati, sì, giornalieri, e che ora non ci sono più, e poi anche un miglioramento in fondo della interpretazione che i palermitani davano della mafia, ecco, indubbiamente. Allora. Quindi per la prima volta si parla apertamente di cupola mafiosa, di Cosa Nostra. Molto bene, molto bene. Di mafia. E allora, inizia questo maxi processo, lei era abbastanza preparato, aveva già letto tutte le carte, però il primo impatto, il giorno in cui si apre questo maxi processo, siamo al 10 febbraio del 1986. Che cosa avviene in aula? Lei che cosa pensa pochi minuti prima di iniziare il processo? Ma guardi, pochi minuti prima proprio non pensavo a nulla, perché quello che le cose numerosissime che si dovevano fare, i provvedimenti, le preoccupazioni erano tali che in quel momento io volevo soltanto iniziare per vedere un po' come si comportavano le cose. E devo dire che studiato una strategia prima. Aveva fatto ricorso... No, l'unica cosa che io avevo pensato... Ho letto che ha fatto ricorso allo yoga. Sì, lo yoga... Cioè, quindi si era preparato anche spiritualmente. Sì, avevo fatto yoga per i fatti miei, però è stato utilissimo. E l'unica cosa che io ho pensato era questa, che quando avrei dovuto interrogare i cosiddetti pentiti, che sono poi praticamente i collaboratori di giustizia, che allora furono molto efficaci, cioè Buscetta, Contorno e compagnia bella, non mi sarei dovuto fermare a dire lei conferma, eccetera, perché quel processo era di tale gravità e di tale importanza che era necessario che io facessi sentire nell'aula la voce del collaboratore, quello che lui diceva, quello che pensava, il modo di comportarsi. E il modo anche di riportare le cose nel modo che si potesse convincere chi ascoltava dalla sua viva voce le cose che diceva, che erano gravissime. E infatti io praticamente gli ricordavo le cose che lui aveva detto come tema, e lui poi cominciò, in un primo momento ricordo che Buscetta ebbe delle difficoltà, perché questa ginnastica non era molto lui, parlava lentamente, cioè, però era molto intelligente, questo lo dobbiamo dire, e quindi poi si immediatamente si rese però lei subito ha dato un'impronta precisa all'andamento del dibattito, sì, mantenendo uno stile particolare, fatto di cortesia, gentilezza, di aperture, di sensibilità, dimostrando di essere un padre di famiglia quando in effetti non lo poteva essere con quei personaggi. Però questo secondo me ha abbattuto tutte le barriere che potevano, sì, esistere. Questo per la verità è un fatto dovuto... Perché ci sono stati momenti particolari in cui lei è dovuto intervenire energicamente, certo. Ma anche questo... in quel tipo di intervento traspariva una certa eleganza, sì, un certo, sì, stile. E quello è stile personale. E poi praticamente io ho sempre pensato che l'imputato, almeno finché è imputato, meriti rispetto. L'ho fatto sempre. In quell'occasione, naturalmente l'ho ripetuto, e mi è stata utile.
però indubbiamente c'era qualche forza che la sorreggeva, ne abbiamo parlato poc'anzi, perché lei sapeva che si trovava di fronte a personaggi particolari. Certo. Purtuttavia doveva mantenersi giudice, severo, ma nello stesso tempo umano. Ora, quanto è facile o difficile essere giudice e nello stesso tempo essere umano? Devo dire che io ho sempre avuto l'impressione che ho mantenuto fino alla fine del processo, anzi forse anche meglio alla fine, che ci fosse qualche cosa di trascendentale che mi ha guidato in questo. Io naturalmente ricordo che quando iniziai, anzi prima di iniziare, io sono stato a scuola a Gonzaga, quindi istruito dai gesuiti, e mi ero allontanato, direi. Però in quel momento, quando seppi che dovevo fare quel processo, che tanto pericolo anche costava, sarebbe potuto costare a chi lo faceva, mi sono riavvicinato alla fede. E quindi, Allora, la naturalmente, fede sarà servita anche a superare quel minimo di paura che si poteva avere in quel sì, contesto. io devo dire che poi tutto sommato non sono riuscito neanche ad avere. Io mi ricordo che quando andavamo insieme con la scorta che poi naturalmente mi hanno dato, vedevo più la paura negli occhi di coloro che mi scortavano che Che non la nella mia. percepiva. Sì. Però dico un'altra cosa, lei ha avuto la scorta per un determinato periodo, poi abbiamo detto che gliel'hanno tolta, però in quel periodo camminava anche armato a letto, aveva Sì, una pistola, sì. però io, ecco, come lei sta sorridendo, anch'io ho sorriso, io sono sicuro che non l'avrebbe mai adoperato, anche in caso di Beh, pericolo. questo non glielo so dire, però io la portavo perché mi sembrava, siccome avevo visto tanti ammazzati, per esempio, e che c'era uno di questi che venne inseguito perché andava a cercare la pistola che lui aveva conservato. E invece Cioè, queste qua naturalmente la ammazzarono tanto vale me prima. la tenga addosso, così Allora, se ci... secondo me, me la metto addosso, se posso la adopererò, se me la sento. Sparavo abbastanza bene, sa, perché sono andato Quindi si è dovuto allenare, sì, mi indubbiamente, sono allenato. al campo di tiro. Sì, esatto. E allora poi riceve, diciamo così, degli auguri in pubblico da parte di Michele Greco. È stato un passaggio Michele Greco. particolare, quello più spettacolare. Però là c'era da capire in sostanza chi era il protagonista, se era Michele Greco o se Michele Greco ha fatto diventare lei protagonista. Ma Io ritengo che poi in probabilmente. definitiva è stato lei, dal tipo di risposta che ha dato. Ecco, come ha trovato la forza di rispondere in quel modo? Ma perché poi tra l'altro noi abbiamo avuto la sensazione che questa minaccia che hanno visto tanti in queste parole, forse non ci, o non c'è stata, o se è stata era mascherata, insomma, perché lui quando è stato imprigionato, aveva portato con sé la vita dei santi, e non trascurava occasione per far capire che lui era religioso. Quindi l'abbiamo interpretata in quella chiave che lui ci aveva mostrato. E quindi non abbiamo avuto la sensazione che ci volesse minacciare. Senta, qual è stato l'interrogatorio o la deposizione più difficile? E ripeto, Cioè quella che lo ha colpito maggiormente, quella che ha sì, lasciato un segno, che ricorda... praticamente direi che è stato più difficile parlare con Buscetta per quella difficoltà che lui ebbe Nel linguaggio, all'inizio, sì. poi la superò, però l'ebbe. Mentre per esempio con Contorno, questo non lo sapevo, perché era un torrente in piena, e anche quel povero Sinagra che praticamente venne consegnato da una sentenza della Cassazione un pentito, perché allora parlavano di pentito, io non, un'espressione che non condivido, e ricordo che dissero, beh, ci sono di tanta importanza, c'è Buscetta per esempio che è importante, ma Sinagra non lo è, invece Sinagra è stato importantissimo.
quello che ha scritto questa sentenza della Cassazione dove si diceva questo, ha detto una sciocchezza. Sinagra è stato importantissimo perché ci ha confermato tante cose che avevano detto Buscetta, Contorno e tutti gli altri, e l'ha fatto con uno spirito, diciamo così, di un uomo che non aveva nessuna istruzione. Si doveva cogliere appunto nelle dichiarazioni. Eppure mi è sembrato più sincero nelle cose che ha detto di altri. Allora, arriviamo, diciamo, alla lettura della sentenza. Quel tipo di lettura colpisce tutti. Sembrava appunto studiato quel tipo. Quindi lei no. Un'ora e mezza di lettura, veloce. Non so come abbia trovato il fiato per leggerla. Vabbè, questo lo io, questa tecnica, dicevamo. Sì, la tecnica della... yoga, della respirazione, che sicuramente mi avrà aiutato, però poi l'ho fatto perché praticamente volevo cercare di farlo o più cercava breve. Di finire prima, sì. Certo, una vera e propria liberazione, quale fu effettivamente. E anche nel libro che ho scritto ho messo in risalto questo desiderio di uscire da questa, che rappresentava la fine di questo processo e la meta finalmente raggiunta, almeno per la prima parte, che poi c'era da scrivere anche, certo, la sentenza. Ma la pesantezza della sentenza, che stato d'animo le ha creato? Perché per la prima volta lei attribuiva 19 ergastoli, non aveva mai condannato all'ergastolo nessuno. No, quindi no. Per la prima volta lei era costretta a leggere una la sentenza. La prima volta ho cominciato purtroppo con 19 ergastoli, ma devo dire che non sono cose che caramelline che uno inghiotte tanto facilmente. Io ne ho risentito dal punto di vista della psiche, diciamo. Però è sempre stato quello che mi ha guidato sempre nella mia carriera, è stato l'esigenza di un dovere. Quando c'è il dovere per lo mezzo, questo dovere deve superare tutto. L'ho imparato da mio padre e l'ho sempre seguito. Subito dopo cosa avviene? Cioè, quando c'è il rilassamento, viene meno la tensione, ci si riflette certo, su tutto quello che si è fatto. Penso che quelle pene così importanti hanno lasciato un solco nel mio animo, certamente. Ma non ne sono felice, però... Siccome si doveva fare. Era una sentenza storica, quindi non si è potuto sottrarre. Tra l'altro, abbiamo detto, altri avevano rinunciato. E i rapporti all'interno della Camera di Consiglio, perché voi siete rimasti per parecchi giorni, e non ricordo il numero preciso di giorni, 35 giorni. 5 giorni. Esatto, 35 giorni chiusi all'interno, completamente isolati. Come si vivevano quei momenti? A me interessano soprattutto i rapporti umani, sì, che si sono instaurati con le persone che erano presenti assieme a lei. No, i rapporti già io erano sempre molto cordiali con le persone che facevano parte dei giudici popolari. Poi c'era il collega Grasso che io conoscevo e devo dire che generalmente sono stati buoni. Certo, c'è stato qualche momento in cui qualcuno voleva addirittura fare come quello che voleva saltare dall'aereo perché voleva scendere dall'aereo. C'è stata una signora che ebbe quasi una crisi di nervi. Io mi sono avvalso di quella serenità che il Padre Eterno forse mi ha dato e sono riuscito a superarla, a superare questo movimento, questa impasse che si era verificata. E devo dire che poi tutto andò... E ho notato che siamo riusciti a sollecitare l'interesse dei giudici popolari. E quello, i giudici popolari, alcuni soprattutto, sono stati utili nella ricerca della verità. Avevamo accennato, facciamo un piccolo passo indietro, che avevamo accennato sia alle pressioni che aveva subito prima che si iniziasse il processo e poi successivamente durante il processo si voleva da parte di molti che questo processo non arrivasse alla conclusione. Ecco,
Cosa è successo realmente? Beh, Questo la con la verità è ricusazione in aula, che cosa sì, che non era mai successa. nessuno voleva che questo processo, soprattutto degli imputati, eccetera, gli avvocati facevano quello che potevano e praticamente ho sentito delle rimostranze da parte degli imputati che vedevano che le cose andavano avanti. E se andavano avanti con l'escussione di pesanti testi, chiamiamoli testi, anche se non erano tecnicamente testi, cioè i cosiddetti collaboratori di giustizia, che parlavano e dicevano cose molto pesanti nei loro confronti. E allora si sono riuniti e cercarono di trovare una scusa in una domanda che peraltro poi mi era stata suggerita da Grasso, perché ora non so perché nel libro non lo scrive, però lui ha suggerito, e io ho un testo fidefacente di questo, che era uno dei giudici popolari che erano alle nostre spalle, che ha scritto un libro. E quindi su questo libro raccontava questo discorso. Io non lo volevo fare, potevo fare questa domanda per chiedere se che riguardava uno degli imputati. E allora questi naturalmente proposero un'istanza di ricusazione. Ricusazione che è una cosa molto antipatica, ma praticamente determinò. Cioè, con quale motivazione specifica? Sì, ma la motivazione che avevo fatto questa domanda era suggestiva, secondo loro, cioè che io suggerivo la domanda. E la risposta, scusi, suggerivo la risposta. Assolutamente non era così. Ma poi praticamente, soltanto che questo diede modo a una specie di cosa di samba infernale nell'aula, che tutti cominciarono a gridare, eccetera, eccetera, e dovetti sospendere. Sospesi, io dissi per 10 minuti, poi siamo stati qualche ora dietro, perché praticamente c'era tutto quel subbuglio che si doveva sedare. La Corte d'Appello, che doveva giudicare su questa ricusazione, fu estremamente rapida e E così quindi dichiarò il processo poteva inammissibile. andare Sì, avanti. e così noi avevamo già cominciato, perché avevamo detto che continuavamo l'escursione, che l'escursione di contorno, c'era contorno. Quale contorno? Poi avevo un contegno effettivamente un po' provocatore nei confronti di questa gente che lui conosceva, voleva parlare in dialetto, eccetera. E poi comunque è stato un ben diverso da Una Boucher, Rinpoche, sì. il Ma quale si dico, manteneva sempre abbastanza lei lontano. ritiene che il popolo siciliano, il popolo palermitano e gli italiani in genere le siano riconoscenti per quello che lei ha fatto? Ha avuto modo di Guardi, io verificare questa e le posso dire riconoscenza? questo, quello che veramente l'unica cosa che mi inorgoglisce è che io ogni tanto esco, naturalmente, ora non ho più neanche la scorta, quindi mi hanno tolto la scorta già da tempo. Parecchia gente del popolo, non mai o difficilmente il professionista, c'è anche stato quello. E quello si giustifica meglio. Ma proprio il popolo La gente minuto, per dire comune, così, che si mi avvicina, mi riconosce, mi avvicina, mi stringe la mano. E ultimamente addirittura, io sono andato in banca, mentre stavo uscendo, una ragazza che era con un signore mi ha visto, mi ha adocchiato. E allora è venuta a chiedermi se mi poteva avvicinare, io dicevo senz'altro. E allora mi ha baciato, mi ha voluto baciare. Quindi questo che significa? Significa che la mia opera è stata intesa, perché ormai tra l'altro ci sono anche la televisione che riporta Però traspare un pochettino di amarezza in queste sue parole. No. Non perché lei avrebbe voluto Sì. riconoscimenti Perché particolari. quello che hanno capito questi, altrove dove avrebbero dovuto pensarci, non l'hanno fatto. Ecco, però dico, lei ha ricevuto la visita anche del regista Bellocchio.
Posso chiederle che cosa è venuto a fare? No, Perché. Bellocchio mi parlava di questo fatto che lui voleva fare questo film su Buscetta. E io gli ho detto, lo portarono qua perché io gli parlassi un po' di Buscetta. Io ho detto che avevo scritto questo libro e quindi si poteva vedere. E poi gli dissi le mie sensazioni su Buscetta come uomo e come collaboratore di giustizia. Buscetta è stato profondamente ferito. Questo è l'unico elemento chiave, diciamo, dalle uccisioni che gli sono Dei fatte, gli hanno parenti. distrutto una famiglia. Quindi è stata più una reazione. Diversamente Buscetta E non si lui, come sarebbe. persona intelligente, ha capito che l'unico modo con cui poteva reagire, Poteva perché vendicarsi, in sostanza. vuoi vendicarsi, esatto, era andare verso Quindi la allora la giustizia. domanda è se è servito Buscetta dello Stato o lo Stato si è servito di Buscetta? Beh, insomma, tutte e due credo che. Però se in effetti lo Stato, se non ci fosse stato Buscetta e anche Contorno, che poi continuano, e gli altri che poi si sono susseguiti, perché poi ci furono, anzi forse successivamente alla legge del massimo processo, non sempre la magistratura ha capito quali fossero coloro ai quali bisognava affidarsi. Senta, prima di venire qui a casa sua sono passato davanti l'aula bunker del Lucciardone. Ecco, lei quando passa davanti a quest'aula bunker, che cosa pensa, che cosa, quale stato Ma io d'animo ricordo prova? sempre di averci passato un pezzo della mia vita, perché quello non è un pezzo di vita che io non dimenticherò mai. Ma no, certo non è nostalgia, ma è il ricordo di un fatto che ha pesato molto nella mia esistenza. Alfonso Giordano, presidente al maxiprocesso, però uomo si trova ad essere giudice e decidere sulla sorte, sulla vita degli altri uomini. Devo dire che io, questo è un tormento che ho sempre avuto nell'esercizio della mia professione. Perché io mi sono sempre chiesto perché io o altri che esercitano la stessa professione sono in condizione di influire in questo modo così sinistro nei confronti di alcuni personaggi, persone umane soprattutto. E mi sono sempre risposto che l'imperativo categorico che noi dobbiamo avere è quello della necessità dell'intervento dello Stato per punire, per migliorare la società. E solo questo mi poteva consentire. Quindi la stessa maniera di pensare io ho applicato in questo processo dove naturalmente le pene erano così elevate che mi hanno tormentato quando ho dovuto constatare che quel processo. Però anche lì sono stato convinto anche dalla grandezza del processo, dalla Dall'importanza, dalla pesantezza portata. Chi dalla portata del processo. lo ha aiutato? Oltre, abbiamo detto, alla fede, lo yoga, c'è stata qualche persona in particolare, la famiglia, che lo ha No, 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 sostenuto? no, la famiglia purtroppo Oppure. è stato per me anche un problema, perché ovviamente io avevo, anche se ero convinto che tutto si sarebbe potuto fare su di me e non sui miei, però ho dovuto anche prendere Isolare la famiglia. qualche precauzione per il mio Quindi ha figlio, per esempio. avvertito anche una certa solitudine in quel momento.